Altra grande protagonista di questo Merzuga Rally è Laia Sanz, sicuramente, eccola qua, una guida davvero spettacolare la sua, e tra l'altro parla benissimo anche l'italiano. Laia, allora, che Merzuga è stato questo per te? Non sono molto contenta con la mia guida questa settimana, non mi sono sentita molto bene, e anche sono caduta prima di iniziare la gara, ma il positivo è che ho potuto provare cose nella moto per migliorare. Alla fine la Dakar è l'obiettivo importante, e questo è stato un bel allenamento. E poi non sono molto contenta con la decisione ieri dell'organizzazione di ridare i tempi, perché alla fine il primo giorno io mi sono persa tanto per colpa del roadbook anche, ma questo è rally ride, non è motocross. Ci stanno queste cose, penso che non è giusto iniziare a far così, perché delle volte è così il rally, il roadbook non è 100% a posto. Abbiamo visto Botturi che era in effetti molto contrariato per questa decisione della direzione di gara. Sì, anche mi sembra un po' una decisione pericolosa, perché se iniziamo a fare così ogni giorno che si perde qualcuno si lamenta sul roadbook, e penso che non è bello iniziare a fare così, perché io il primo giorno mi sono persa tanto, anche altri piloti, tanti altri, e io non mi sono lamentata. Alla fine sono cose che ci stanno, sono cose dal rally, va bene così, ma allora non mi sembra giusto che ieri hanno ridato i tempi il primo giorno, no. Prossimi appuntamenti ai quali sarai chiamata, Laia? Adesso allenarmi forte, gara importante, il rally in Sud America l'estate. Bene, allora in bocca al lupo e buon proseguo per la tua stagione. Grazie. Ciao Laia.